Una conferenza stampa tenuta dal direttore dell'ASL 6, Salvatore Iacolino, per illustrare i confortanti dati ufficiali che rivelano la progressiva diminuzione degli allevamenti bovini avversati da patologie infettive nel territorio di competenza. L'azione preziosa di monitoraggio e controllo svolta dai veterinari convenzionati, cui sarà prorogato il contratto fino al 31 dicembre, ha prodotto risultati lusinghieri nella lotta alle malattie infettive degli animali. Evidenti le migliorie nella lotta alle brucellosi bovina, dove i dati dell'anno in corso presentano il 3,2% di aziende infette, a dispetto del 9,5% del 2001. Ancor più gratificanti i numeri relativi alla brucellosi ovina e caprina, presente nel 2,5% degli allevamenti, contro il quasi 17% registrato 6 anni or sono. Motivo di soddisfazione anche i dati relativi alla leucosi bovina, totalmente debellata nella provincia di Palermo. All'importante aspetto sanitario dei risultati ottenuti si aggiunge quello economico, che si traduce in un risparmio di 700.000 euro da parte dell'ASL relativamente alle indennità spettanti agli allevatori per l'abbattimento degli animali infetti. La provincia di Palermo è quella che ha il patrimonio zootecnico più importante della Sicilia, con più di 2.700 aziende. Il fatto di essere intervenuti notevolmente e concretamente rispetto ad una serie di problematiche importanti che poi evidentemente hanno una refluenza negli stili di vita, nelle attività di ciascun cittadino, è assolutamente importante. Da una parte abbiamo ridotto le indennità di abbattimento legate appunto ad animali infetti, dall'altro garantiamo attraverso questo intervento di prevenzione importante con 55 liberi professionisti che abbiamo reperito sul mercato, una continuità di attività di prevenzione nell'ambito veterinario che è certamente meritevole di attenzione e che dà risultati in termini di salute assolutamente lusinghieri. Questo risultato è stato ottenuto grazie anche all'intervento dei veterinari convenzionati che dall'anno scorso, dal mese di luglio dell'anno scorso, lavorano incessantemente per raggiungere questo obiettivo. Stiamo tentando di eradicare la brucellosi alla provincia di Palermo e i numeri fino ad ora ci danno ragione. Un risultato che produce anche meno rischi per gli utenti e alimenti più sicuri sulle nostre tavole. Certamente, questo è un obiettivo raggiunto. La sicurezza degli alimenti sulla tavola dei palermitani è garantita quasi al 100%.